Io sono con il sindaco di Montegiberto, Giovanni Palmucci. Eccoci per questa festa del Gran Turco, importante proprio perché c'è la sinergia del comune, della Proloco, che va a sostenere la Croce Arcobaleno. Sì, questo è il secondo anno che la Proloco, l'amministrazione comunale, ha voluto, vuole contribuire, diciamo, con gli utili che si ricava su questa festa per le loro attività. E già dall'anno scorso è un'amministrazione molto riuscita, è riuscita molto con tante persone che vengono anche da fuori, e stasera ne possiamo vedere qui la loro presenza. Beh, è un'occasione anche per fare turismo, per riscoprire il territorio, anche perché sono tantissimi i turisti che questa sera hanno scelto Montegiberto per degustare anche un'ottima polenta, visto che si parla di festa del Gran Turco, con il baccalà. Sì, questo è un momento conviviale, ecco, ribadisco quanto ho detto prima, cioè nel senso che oggi come oggi la solidarietà è molto importante. Il volontariato, con purtroppo la stretta economica che abbiamo, è molto 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 importante, e quindi io vorrei fare veramente un ringraziamento a questi ragazzi che si adoperano per portare, diciamo, dare il loro tempo libero a questa associazione, quale noi comuni comunque sosteniamo comunque secondo le nostre possibilità, e quindi non posso che ringraziare anche il Presidente per questa attività che porta avanti, il Presidente della Croce Arcobaleno. Per quanto riguarda il Presidente della Proloco, io subito, già dall'anno scorso, ho condiviso pienamente questo tipo di serate per devolvere a loro questa cosa, perché effettivamente non dobbiamo pensare solo a balli e a musica, dobbiamo pensare anche alle persone che purtroppo hanno bisogno spesso di loro. Io sono con Federica Vallati, che questa sera fa le veci del Presidente della Proloco Albano Bianchini, che è un po' restio alle telecamere. Ecco, voi come Proloco avete abbracciato questo progetto, chiamiamolo così, per andare a sostenere la Croce Arcobaleno. Sì, siamo lieti ogni anno di sostenere la Croce Arcobaleno con appunto l'occasione della Sagra del Grano Turco. Io vorrei ringraziare tutto quello che è lo staff della cucina, lo staff dei ragazzi che in ogni serata ci aiuta qui a portare al tavolo, a sparecchiare e tutto il resto. Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, che è sempre presente, e niente. E per il resto penso che il successo si veda con i numeri. Sì, 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 effettivamente questa sera è andata molto bene, le persone hanno accolto appunto questa occasione di volontariato, di vicinanza al volontariato, e siamo contenti di questo. Grazie. Semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta e viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati, a Giolina cammina, cammina, con le sue scarpette blu, carabiniere la innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere la innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Che sale il cancello, sposa ciliegia, mio meduccello, tira sassate, non ha dolori, volta la carta c'è il fante di cuori con fuoco di paglia, volta la carta il gatto si sveglia, a Giolina alle 6 di mattina, si intreccia i capelli con un po' di bottiglia, quando con l'ana degli ossi ripensa nel giro tre volte in mezzo alle vita, quando con l'ana degli ossi ripensa nel giro tre volte in mezzo alle vita. Un figlio
infedeli, zucchero il naso di tutta di me. Ma nel murino sono nati ridendo, volta alla carta c'è un filo da biondo, filo da biondo, camice di seta, cappello di volta, sorriso da plena. Fagiolina alle 6 di mattina, si intrecci i capelli, più di guida, ora con l'ana di grossi di pesca, la gira tre volte in mezzo alle dita. Ora con l'ana di grossi di pesca, la gira tre volte in mezzo alle dita. E siamo nelle cucine qui a Montegiberto per la festa del Gran Turco. Ecco che qui escono le varie prelibatezze che questa sera potete gustare. La polenta con il baccalà, che è il pezzo forte della serata, ma anche la polenta con la carne, per chi non lo gradisce. E qui abbiamo una frittura. Cosa stiamo friggendo? Baccalà. Baccalà. Con la pastella. Ecco, quindi anche per secondo ci sarà il baccalà protagonista. Sì, questa sera sì. Qual è la ricetta? Ci può svelare qualche segreto? Ma chi c'è qui? Ma come faccio a non intervistare lei? La presidentessa della Croce Arcobaleno, Grazia Remia. Ecco, voi insieme all'amministrazione comunale, alla Proloco, avete ideato questa fantastica festa? Sì, è la Proloco di Montegiberto, che è sempre molto sensibile alle esigenze della nostra associazione, e come sempre in questo caso per il secondo anno ci aiuta a raccogliere fondi per i fini della nostra associazione. Nello specifico dobbiamo riacquistare un mezzo per il trasporto disabili, e quindi con queste serate e queste iniziative cerchiamo di incrementare la cassa e di arrivare il prima possibile all'obiettivo. Non sono comunque soltanto io a lavorare, oltre a tutti i membri della Proloco che potete vedere, ci sono altri volontari della Croce Arcobaleno, sia qui dietro alle cucine che di fronte, dall'altro lato. Quanto è importante la sinergia ai fini, insomma, della solidarietà? Fondamentale, fondamentale, perché lo scorso anno sempre la Proloco di Montegiberto ha collaborato e ha proprio in modo talmente sostanzioso che siamo riusciti ad acquistare un mezzo di soccorso avanzato, e quindi per noi è fondamentale. Comunque la Croce Arcobaleno ha la sede a Petritoli, ma Montegiberto a pochi chilometri è una delle realtà comunali e municipali più vicine all'associazione, è sempre molto molto attiva e, mi ripeto, vicina. Beh, un ottimo modo per essere solidari, tra l'altro anche un'occasione per... Io intanto sto bruciando perché qui stiamo nelle cucine, veramente stanno friggendo di tutto e di più. Dicevo, però ci sono dei piacevoli profumi, insomma, ecco, è un modo anche divertente per fare solidarietà, anche perché sono tantissime le presenze questa sera che sono venute per degustare questo baccalà. Te lo stai pastellando? Io lo pastello e poi dopo, appena terminato quello già posizionato nell'olio, lo metto in padella e va a friggersi. Poi c'è il signor Giorgio, il re Giorgio della frittura del baccalà, che è geniale. Allora, grazie, grazie a gioco di parole. Noi facciamo un attimo un giro per le cucine, andiamo a vedere cosa c'è di buono. Vediamo, qui stanno lavorando, ecco. Loro sono appunto i membri della Proloco di Montegiberto, con il presidente Albano che è arrestato alle telecamere, però ecco, molto presente la Proloco. Qui c'è la distribuzione dei pasti, quindi a loro va un grandissimo applauso, perché veramente lavorano tantissimo, sono una bellissima squadra, e tutto questo per garantire una bella festa. Io direi di inquadrarli tutti, perché eccolo qua, il cuore pulsante della cucina di Montegiberto. Ovviamente sono tutti quanti impegnati, però il momento della polenta, la signora che fa la polenta, inquadriamola la signora. Signora, qual è il segreto per fare una buona polenta senza grumi? Non si sa, è quello signore lì, che è lui che la fa. Ah, la signora sta dando una mano. Allora, io volevo sapere, qual è il segreto per fare una polenta senza grumi? Segreto non si può dire. Piccolino, ma bisogna girare tanto. L'acqua non deve bollire. Oh, ecco, ce l'ha detto il segreto, quindi l'acqua non deve bollire. E per il resto mettiamo la farina e giriamo. Giustamente, metti la farina, sale pure e si gira per un'ora minimo, dipende dalla pendola. Un'ora. Come la preferisci, con il baccalà o con la carne? Io la preferisco meglio col baccalà. E questa sera infatti è la specialità, e noi subito la andiamo a gustare. Restate con noi. Thank you.
d'oro urgente, tu ridi per poco e ti spogli per niente. Il bisogno dell'ultima giura la notte arriva alla folle visione, questa cosa va emergendo, ci conosce il cancello. Scegliendo la vostra, inseguirò fino a mattina fuori dal sogno, le mille una notte ci accorgeremo che sono perse, dalle stelle ai tuoi occhi ci accorgeremo che sono perse, tra le ricole del mare. Grazie, grazie a tutti.